Grazie, metto soltanto due o tre pensieri a capitolo. Credo sia utile ritrovarci, sia utile capire, capire è bello anche se non sempre consolante, però ci aiuta ad affrontare questa fase. Sull'analisi del voto una osservazione che è questa. Il voto ha subito nelle interpretazioni, nei giorni successivi, una serie di aggiustamenti, ovviamente non nei numeri, ma appunto nelle interpretazioni. Fatto salva una cosa che credo sia evidente, o almeno lo è per noi, il berlusconismo, chiamiamolo così, ha vinto prima nella società, poi ha lucrato nelle urne e adesso si trova dentro le istituzioni in funzione di governo. Ebbene, quali sono però i due aggiustamenti? Un primo riguarda il tema del territorio e il successo indubbio della Lega. Perfino Marco Rebelli, credo, il giorno successivo alle votazioni diceva il partito di riferimento, il partito popolare insediato sul territorio è la Lega, per questo ha vinto. Una maggiore attenzione ai dati ci ha poi fatto vedere che per esempio la Lega ha ottenuto l'8% in regioni dove non ha una sezione, non ha messo un gazebo. Quindi vuol dire che l'elemento territoriale c'è. C'è anche però l'elemento del risentimento, c'è l'elemento di una identità che si sente minacciata all'interno della globalizzazione, il che ci pone un problema politico ambivalente. Io credo che dopo aver lasciato gli estremismi di sinistra non sarebbe saggio inseguire quelli di destra, d'altra parte però la Lega ci consegna il problema del federalismo. Un federalismo che è dentro la nostra tradizione, che merita di essere ovviamente valutato anche per una ragione, se è vero che i leghisti vengono da Salvadore e in parte da Cattaneo. L'ultimo Cattaneo sposta il federalismo sull'Europa. Ebbene, spesso dimenticano che la grande tradizione federalista del nostro paese è tradizione meridionale, da Lussu nell'autonomismo sardo, da Salvemmine in quello che lui chiamava lo sfasciume pendolo, ad Orso, a Sturzo, e tutti sanno che Caltagirone non è in prossimità di Vipiteno. Quindi un problema in questo senso circa il ritorno al territorio. Secondo elemento sul quale vorrei richiamare l'attenzione, e anche Walter Veltroni l'ha posta, è il voto dei cattolici. Farei osservare una cosa, al di là delle cifre, che mi ha molto colpito. La campagna elettorale, o forse le settimane precedenti la campagna elettorale, hanno visto una grande esposizione, un grande dibattito intorno ai temi eticamente sensibili. Questa sensibilità si è persa quasi totalmente nell'urna. Il voto non è tanto un voto laico in questo senso, quanto molto secolarizzato. I cittadini italiani hanno votato soprattutto pensando alle tasse e alle paure, e tutto questo tipo di temi è stato fatto passare in seconda linea. Ebbene, io credo allora che ci sia un'altra modalità, oltre ovviamente le propensioni di voto, per valutare la presenza dei cattolici in politica, nello spazio pubblico e anche nel nostro partito. Ricordo come Dossetti mi dicesse pochi giorni dopo che era stato creato il primo governo di Romano Prodi: non ci sarà una seconda generazione di cattolici al potere. Nessuna profezia, una previsione che però ci dice il passaggio in atto da una politica cattolica, spesso intorno alla grande figura del servizio, a uno stile dei credenti dell'essere in politica. Ed è qui che il discorso su questo tipo di militanza si sposa ovviamente con il discorso intorno alla laicità. Una laicità che c'è e che in parte va trovata. Io credo abbia ben posto il problema il Patriarca di Venezia il 17 luglio del 2005 sulle colonne del Corriere della Sera, in una splendida intervista a Aldo Cazzullo, quando diceva:
abbiamo bisogno di una nuova laicità, che significa che quella che è così ben codificata, una vera perla nell'articolo 7 della Costituzione e che fa giocare tutto tra Stato e Chiesa, è chiamata a rinnovarsi, a tenere conto che viviamo in epoca di globalizzazione. Quando si scriveva l'articolo 7, la seconda confessione in Italia erano i valdesi con 150.000 fedeli. Pensate ai milioni di islamici che oggi insistono nel nostro paese e quanto questo significhi in ordine a che cosa? Ha un problema di laicità, ha un problema di ricerca di un consenso etico comune. Non c'è nessun melting pot in questo paese, le nostre città assomigliano molto spesso a un agglomerato di ghetti accostati, alla creazione di un'etica di cittadinanza. Credo che questo sia un elemento estremamente importante, senza del quale sarà impossibile avanzare proposte politiche, e che interessa molto da vicino il Partito Democratico, dove appunto diverse culture si incontrano e sono chiamate a incontrarsi non sulle subordinate, dicendo ad alta voce le proprie tradizioni. Chi viene dal nulla va nel nulla, peggio ancora chi scappa dalla propria storia e dalla propria tradizione, ma trovare proprio in questo incontro quotidiano, che ha bisogno di luoghi riconosciuti, una modalità che giustamente è stata chiamata dimeticciato. Per questo il partito c'è, può funzionare, e credo di concordare anche con quanto ha detto nell'intervista Famiglia Cristiana Dario Franceschini: il partito c'è, e che ci sia l'ha dimostrato cambiando da solo con la propria iniziativa la mappa, la morfologia politica del paese. Due partiti, 5-6 al massimo nelle Camere, anche se abbiamo il rimpianto di avere scosso l'albero e che qualcun altro, il solito furbo, si sia poi preso le mele. Però l'operazione è fatta, vuol dire che il partito esiste e che sa muovere in questa direzione. Una terza riflessione, poi la regia mi dirà quando debbo chiudere, riguarda le alleanze. Io credo davvero che Orvieto non sia fatale, come disse Angius nell'ultima seduta al Senato della scorsa legislatura. No, non è fatale l'aver posto il tema del partito maggioritario. Ossia, devo finire? Chiudo. Il tema del partito maggioritario, chiudo su questo punto. Perché? Perché è evidente che non è più possibile fare alleanza soltanto contro qualcuno, ma è soprattutto evidente una cosa, che non c'è, a mio giudizio, nel dibattito che si è aperto tra di noi, quanto ci sia di continuità e discontinuità tra l'Ulivo e il Partito Democratico. Io vedo il momento di svolta che precede Orvieto nel mercoledì delle ceneri di 2 anni fa, quando il ministro degli esteri Massimo D'Alema, ho finito, lasciami chiudere il pensiero, al Senato propone il documento sulla politica estera, Turigliatto e tutto il resto come diciamo contorno, e Romano Prodi in una notte propone i 12 punti. I 12 punti non sono il riassunto del precedente programma, sono per così dire la sconfessione della modalità col quale il programma era fatto. Prima il programma e poi, ed ho finito, si misurano le compatibilità, le vicinanze e le distanze con gli alleati. Grazie. Grazie.